Signora Sara, non la vedevo da tanto tempo, eh? Bene, vedo che lei ha tanti problemi, insomma, è scesa di peso di circa 25 kg, Io non la vedevo da tanto tempo, l'hanno seguita i dietisti e mi hanno un po' raccontato delle sue cose, lei come si è trovata? Mi sono trovata benissimo con i dietisti. Mi hanno seguito molto bene durante il percorso, anche tutto il momento, anche durante il periodo che non si poteva frequentare gli ambulatori, e mi telefonavano a casa ogni settimana per sapere se com'è andata la dieta, se avevo bisogno di qualcosa, io riferivo se c'era qualcosa che non andava. Tuttora, diciamo, vengo seguito in presente in ambulatorio e mi sono trovata molto bene. Voi a che anno siete? Terzo anno di dietistica. Quindi state per completare il vostro percorso? Esatto. Ok, com'è andata? Abbastanza bene, è stato un corso molto interessante che ci ha aperto la mente a molti percorsi alternativi che non si sapevano sulla nutrizione e sull'alimentazione, soprattutto l'ambito clinico. Tornando indietro lo rifareste? Assolutamente sì. Sicuro? Al 100%. Ok, grazie. Ciao Martina, ti sei laureata da poco, già hai cominciato a lavorare? Sì, mi sono laureata a metà novembre e già a metà febbraio ho aperto il mio studio. Hai avuto delle difficoltà iniziali? Ti sei sentita sicura, pronta? Sì, ho avuto un po' di paura, però tutto, nonostante questo comunque ho voluto aprirlo. E onestamente il tirocinio fatto qua all'università mi ha permesso di comunque... Cioè, mi permette di andare avanti tranquillamente. E con la pandemia? Con la pandemia ad oggi lavoro e sicuramente con tutti i dispositivi di protezione, igienizzando, con tutto quello che è necessario. Lo rifaresti da capo? Sì, assolutissimamente sì.